Siamo pronti per la seconda parte dell'odierna, o meglio, dell'annuale edizione della Royal Rumble, ragazzi. Mamma mia. Sì, troppa abitudine a commentare le puntate settimanali. Mamma mia. Una seconda parte molto interessante, direi, che si appropinqua. Però io mi soffermerei fare soprattutto i complimenti a Karen Cardiff, in quanto è entrata ufficialmente ancora di più nella storia come Aya, oh mio Dio. Insomma, ti devi fermare perché finisco. La morte è arrivata, ecco, vai. No, meglio che finisca di dire quello che stavo pensando, sennò poi mi ammazzo davvero e non riesco più a dirlo. Quindi, complimenti a Karen Cardiff che è riuscita a scrivere la storia e andrà nel main event femminile a WrestleMania. Sì, congratulations, Karen Cardiff. Anche lei devi fare il sì, diciamo che poi è un main event, ovviamente non il main event assoluto, perché a differenza di quella maschile, ovviamente è quella maschile più importante. Però, si è entrata nella storia comunque sia. Quindi, secondo me, paradossalmente è più importante che tu abbia vinto questo match che quello a WrestleMania. Paradossalmente. Sì, effetti. Perché sì, il titolo, Davide, sì, vabbè, ho vinto il titolo, ok. Però, il titolo poi uno se lo dimentica, magari, no? Le puoi vincere due, tre. Invece di Rumble, difficilmente le vinci due. Capito? Sì, in effetti, cioè... A meno che non ne vinci una quest'anno e una l'anno prossimo, ma è difficile. Sì, a meno che non ti chiami Crocs, che ne ha 23, vabbè, però vabbè. E quello è l'uomo della vergogna. Sì, vabbè, in effetti, vabbè. Però ragazzi, sto match forse era meglio non farlo. Aspettiamo però, perché c'è Ross, ci ha abituato in prodezze... impossibili anche lui, no? Un po' come Slagon. Quindi sì, aspettiamo. Ok, però non contro Death. Ma lo sai che è proprio questo di cui ti parlavo. È prodezze impossibili. No, prodezze, vabbè, un po' possibili. Cioè, impossibili. Quindi non si sa mai, eh. Io mi sono giocato la casa che vince Sherros. Addirittura. Sì. Se poi dovesse perdere, poi sono cavoli suoi. Vengo da lei a dormire. Ma no, le sparo in bocca io. Le sparo a distanza. Non si avvicini minimamente. Vado via a casa, vado via. Mamma mia. Comunque lo scegli che tutto elettrizzato gli conviene, perché secondo me passerà un brutto 4 d'ora probabilmente. Direi. Mamma mia. Però alla fine è scena. Ma pure se perde. Cioè, non c'è niente da vincere alla fine, quindi... Diciamo che se dovessi battere uno come Death, se non vinci la Royal Rumble, potresti proclamarti come primo contendente al titolo All-Star, Cioè... Sì, però per battere Death, come detto te, devi veramente fare qualcosa di magico. Appunto, per quello la vita. Dico, se lo batti... appunto per quello, se lo batti puoi anche dire sì, ok, magari non ho vinto la Rumble, però batti Death tu se hai le palle. Cioè non è una roba facile, no, e potrebbe però... pretendere un match titolato massimo se dovesse succedere. Ma sai, Victor però... c'era con Shane, quindi proprio Shane c'era lo con so Victor, però secondo me Shane è lì che dice: magari vinco questo match e mi danno un match contro Victor Orton. Te lo dico io. È lì che vuole lo scalpo di Victor Orton, altro che. Può essere. Partiamo subito, signori. Mamma, calcione di Shane. No. Dette dice: la strada è sbarrata. La strada è chiusa. Sì, cioè, hanno chiuso appena, hanno messo un blocco. No! Bravo Shane qui, bravo Shane che sguscia lì. Backbreaker da parte di Detta, che veramente quando colpisce lui sono 4-5 colpi di Shane. È abbastanza dire. Sì, buonanotte, calcione qui di Shane. Vediamo, lo tira giù e... Sì, non sa manco lui che fa, secondo me. Shane non può rialzare Detta, che se lo rialza, guarda qua. Lo riporta nel ring! In maniera coercitiva. Io dico, mamma mia, no, cioè, vabbè, è fatto male dico così, che non ci sia. Con una spinta, cioè, raga, è un vitello, Death.
faccio la verità. No, però detta una forza poi dentro, perché non, se, se lo vedi non è così grosso alla fine, no? Però qui sbaglia! E si butta una STO, brutta, sporca e cattiva. Mamma mia. Mai ti fare, mai esultare. Devo no? scegliere qui. Bravo! In effetti. Beh, oh, però diciamo che Death, però il problema è ecco dov'è il problema con Death. Il problema è che non lo puoi far respirare. Appunto. Oh, dropkick! Mamma mia, dropkick! Vai, pugnazzo! Cosa fa qui? Scende. Giocata! Mamma mia. No, poteva volare, ma ci ha ripensato, bravo Shenki. Vediamo cosa fa qui. No, no, non si muove. Non si muove. Come mio caccione però qui di scene, bravissimo, che si è sbusciato via. Però power bomb. Anzi no. Dai, shoulder breaker. Mamma mia. Qui ha spezzato anche forse la spina dorsale, però. Sì, però si sta spezzando tutte le ossa, piano piano. Mamma mia. Cioè, l'hai visto? Cioè, Shane ha provato a scappare via, era inamovibile, ho detto. Cioè, proprio c'è radicato a terra con un albero. Kick sbagliato. Shane, qua però prete non puoi fare questi calci. Cioè, infatti, questo stile vabbè aggressivo va bene fino a un certo punto, Sì. Devi andare un po' più safe con Beth, secondo sì. me. Perché proprio lì entri nel suo pane se rischi. Perché lui ti prende e ti distrugge. Oh, vediamo! Dark Vader! Ma segno! Sulla corda! Sulla corda qui! Schieramento! Uno! Uno! No. Uno. No, 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 manovra tra l'altro che gli hai insegnato l'Ester Buckley, questa. Sì. Quando fece, lo sai, quel piccolo mini stilting. Oh, aia! È vero, aia. Però guarda Detta con un big boot risolve la situazione. Diciamo, Detto, pane salame, usato garantito, ecco. Mamma mia! Vabbè, direi io che direi direi che il match è no, invece no, però forse poco ci manca. Vediamo ancora. Oh, STO. Sì, questa sì. variante dell'STO, una back wheel trip tecnicamente parlando, però siamo lì alla fine. Mamma mia. Che pozza di sapere che è questo. Vuole volare. Shane Fof vuole volarle. Vediamo. No! Cioè si è schiantato contro un muro. Cioè, Death lo ha distrutto, cioè, no. no, invece no, inverto DT. Insomma, Death gli ha tirato un cazzottone volante, cioè. Oh, Kishasa! Kishasa volante, forse. Non lo so, vediamo. L'ho preso! L'ho preso! C'è lo schiavetto! Uno! Due! No! Beh. Vabbè, non Mamma pensavo mia. Che poteva vincere dopo una Kishasa solo, dai. Lo so, però dai, se non crediamo in miracoli ogni tanto dai. Magari dopo la terza, la quarta Kishasa. Vabbè, capito, però ci devi arrivare a farla. Perché secondo no, me. Appunto, è quello il punto. Non dico che. No! Oh! No, Death sbaglia! Bravo! Bravo Shane! Magari anche una vittoria per il conteggio fuori, ma che te ne frega alla fine? Batti Death ugualmente, Però ragazzi, devi mettere e battere Death 1, 2, 3. Sì. Però allora, Ok, però magari questo discorso lo fai contro un atleta un po' più abbordabile, diciamo. Vabbè, ho capito, però ragazzi, battendo Death dico che entro nella storia, però ci manca poco, diciamo la verità. Lo so, è però un po' come i mostri leggendari tipo Bernie, quella gente lì, alla fine, non è che lo so, però alla parlando fine Shane non ha una rivalità proprio con Death. C'ha capito che ti voglio dire? No, no. Oh! Colpo delle palle! Colpo delle palle di scena! Ancora! Ancora! Non ci credo! Mamma mia! Direi che Detta ha le palle. La sentite le castagne? Il polvere. Andiamo qui. Leg drop! Ah, c'è da dire che Shane sta lottando bene, Ora, a parte gli scherzi. Sta facendo il possibile, ragazzi. C'è poco da dire. Noi la prendiamo un po' alla leggera, però. Oh! Cosa fa qui? Cosa fa? Explex! Sì! Non ci credo! Un segno! Uno, due! E neanche la mossa ereditata dal padre. Death gli è proprio chiuso il portone in faccia. Sì, ma guarda, lo sta coprendo ancora! Mamma mia. Cioè, uno normale sarebbe morto, Sarebbe. Sì. Beh, con Death non ci puoi andare con i colpi. Vuole andare in corsa. Vuole andare in corsa. Qui è un rischio. E infatti. Nightmare. Qui è finito. No, Shane.
che si è sgusciato via Death. Come ha fatto qui? Rosclash! Non ci credo! Passegno! Sì, passegno! Schiavetto! Uno, due! Kick out in extremis! Ma Death, nonostante la kishasa, nonostante tutti questi ginocchiati, nonostante quest'altra mossa, Eh sì, andiamo qui però. E però Death, Death Shield lo sta martorizzando la testa, Giustamente, va bene. Death, ovvio che sicuramente non è una creatura comune, però secondo me sti colpi li sta iniziando a sentire. Vediamo, lo riprende in consegna. Sbaglia. Oddio. Non può colpirlo lì alle braccia, che è il punto più forte di Death. Gli ha tirato un gli ha rubato la mossa. Addirittura. Mamma mia. Cross leg suplex. Poi no! Mi ha detto qua. Stai invocando Birdie. Invoca Birdie. Non vorrei che tipo fosse una sorta di vittima sacrificale, Shane, tipo per, sai, sì, ma così Death rischia, Non vorrei che Birdie... Defender! Non ci credo. Mamma mia, qui Death ha fatto una cacca. Sì, ma non vorrei che Birdie si palesasse nel ring perché lo sta invocando. Sì, infatti. E dove è Birdie alla fine? In effetti. Shane dice, si facci sotto, uomo morto. Che uomo morto. Che brutta figura di Shane. Te l'ho detto, non puoi rischiare con Death. Invece ha voluto rischiare. Ma diciamo che Death lo ha preso e l'ha spettasciato per terra. Cioè l'ho fatto spettasciare per terra, scusate. Ma ha voluto rischiare, te l'ho detto. Intanto spallata qui da parte di Shane. Non l'ha sentita. E allora ha detto, cioè, te la prendi te sta spallata. Mamma mia, gli avrà tipo rotto, non so, il muscolo. Bravo Scipero, pugno chiuso, calcione altissimo, calcione di nuovo, alto ancora, calcione. Ancora, cioè Death non si è mosso, Death è un mostro, cioè non è un mostro uno di tanti, è il mostro. Sì, direi, mamma mia, cioè veramente, Scene più non sa neanche lui che cavolo fare, cosa fa qui? Che fa? Cosa fa qui? Bravo, mamma mia, bel colpo qui. Sì. Beh, colpo, però continua, continua, ancora, ancora! Bravo, Dark Matter, mamma mia. È finita! Lo tiro giù, lo schiena, lo schiena! Vai, arbitro! Uno, due, e tre! No, non ci credo. Ah, mio Dio. Non ci credo. Qui le carte per Shane stanno iniziando a esaurirsi, Death si sta incazzando, scusate ma... Si è distrutto. Pugno chiuso. Si è fatto male, tra l'altro. Pensa un po'. Pensa un po'. Qui però l'ha colpito. Bravo, Shane. Secondo me l'ha fatto male, qui. Ho visto Death che si è mezzo. Shane ha detto che vuole chiuderlo. Con la Claymore. Vabbè, vuole chiudere. Aspetta, Lucana. Tagida. Claymore. Bossegno. Gli ha aperto la maschera quasi. Non ci credo. Uno. Due. E tre. No. Non ci credo. E allora che chiasso? E allora andiamo, uccidiamolo. Vai Shane, siamo tutti con te. Anzi, Rosplash. Questi sono i cosiddetti sogni. Ecco. Vabbè. È finita. Dai. Power stand alla scorretta. Non ci credo. Problemi audiovisivi. No, le campane. Signori. I ritocchi. Shh. Del diavolo. Non è vero, non mentire. No, l'ho messo giù. Non ci credo. Non ci credo. Vincere. Uno, due, e tre. No, vabbè. Vabbè, con Birdie si è palesato in maniera, in modalità invisibile. Modalità aereo. Sì. In un certo senso. Teletrasporto. Ragazzi, nonostante l'aiuto di Birdie, questa è una vittoria importante. Veramente. Impossibile da fare con le proprie forze, che diciamo la verità. Anzi, no, forse impossibile no, perché. Ci sarebbe riuscito, Però. Però sicuro che qui Shane adesso può vantarsi di aver schienato Death. Sì, però. Nonostante ci sia stato. Vabbè, si erano spente le telecamere, su. Sì, le luci proprio, non le telecamere. Vabbè, dai, è stata la luce, è stata la corrente. Non hanno pagato il palazzetto. Appunto. Ma magari non era Birdie. Che ne fai? Certo. Proprio in quel momento non era Birdie.
vabbè, allora, ragazzi, sì. La strada per WrestleMania è sempre più impervia, eh. Tra Dete e Berni ne vedremo delle belle. E credo che a sto punto abbia accettato proprio. Mentre, però. Sì. Mamma mia, ragazzi. Però mai dire mai. Tra l'altro, signori, ora tocca a Natti. Eh sì, cioè, fra poco se la vedrà contro Kimberly. In un match che, posso essere sincero, non attendo mai nella vita. Ma tu sei tutta... tu perché non credi in Natti? Ma dai, su. Cioè, beh, ma raga, anche Kimberly è una raccomandata. Sì, cioè, okay, non fare tanto il gallo. John Pranzer, no. Jeremy Jones oppure non è che sia tanto. Ecco, meglio. Diciamo con tutte e due raccomandate. Però secondo me Natti, non lo so. La vedo dura. Vabbè, per viviamo lei. Il match e poi vediamo alla fine. Cioè, guardiamo il match, ammiriamolo. Stavo pensando, ammiriamo il match. E poi diamo filo delle conclusioni. Filo di punto X a smesso di funzionare. Vabbè, diamo delle conclusioni. No. Semplicemente. Alla fine del match. No. Io però. Secondo me Kimberly non ha tutti i torti, eh. Sì, però parla quella che si è fatta aiutare. Cioè non è che. Perché pulpito viene predica. Entrambe sicuramente hanno degli scheletri nell'armadio, Ma no, altro che scheletri, è proprio la caterba. Cioè, esercito di morti dentro l'armadio. Mamma mia, veramente. Che armadio, cioè hanno. Dentro all'armadio c'è un altro armadio più grande. Però il pubblico ovviamente. Qui non siamo a Kansas City, la città natale di Natti, però. Comunque il pubblico ma ti riserva un grande applauso. Cioè, noi siamo a Filadelfia e non siamo andati a mangiare il Filadelfia, siamo delle persone terribili. Ah beh. Pensavo anche altre cioè, cose vera... buone. Posso anche ma sì, un bel paninazzo con il Filadelfia. Non ci stanno pagando per fare il sponsor di loro, se non ci state male. Assolutamente. Però magari io un bel paninazzo, magari dopo la pausa pubblicitaria con il prosciutto, il Filadelfia. Sì, dopo la pausa dura poco. Qua ragazzi non ci fermiamo mai, noi lavoriamo. E di certo una che vuole lavorare poco stasera è Kimberly. D'altronde questa non è che vuole lavorare tanto, Stavo per dire una roba brutta. Dai, dillo. Lei lavora in altri modi. Vabbè. Lasciamo perdere. Lasciamo beh, perdere. Certo, si allena per il match, giustamente. Certo. Si allena con David a casa e in palestra. Facendo dei filmini, facendo dei filmini amatoriali dove loro filmini, addirittura. No, per studiare le mosse che dovranno poi mettere in atto in questo caso in questo vabbè, grandissimo sì. Palazzetto, dai. Ok, dopo queste esternazioni vagamente sessuali torniamo invece anche meglio. Grazie. Tra l'altro Kimberly che non è accompagnata da Ellen Dursi, Vabbè, sai, Ellen Dursi forse è anche abbastanza insoddisfatta della performance, che cioè sinceramente non è che ci potevamo aspettare la vittoria di Anderson. No, oddio, diciamo la verità, cioè alla fine non è come la Royal Rumble maschile che più o meno ormai c'è da anni, cioè questa è stata la prima volta, quindi sì, difficile, secondo me, da gestire. Sì, è difficile dire ho fatto una prestazione di M, cioè almeno per essere onesti dovremmo vedere almeno un'altra seconda o addirittura terza Royal Rumble per dare effettivamente un paragone, secondo me. Ma quindi, assolutamente. Io penso che le ragazze non abbiano nulla da recriminarsi. Hanno fatto il possibile e ribadiamolo, era la prima volta, ragazzi, non è che ma io non vorrei che magari Andersi stia pensando di aver fatto una grande cavolata. Beh, sicuramente è arrivato il momento di Kimberly. Sì. Però se lei non mi ascolta io non so cosa faccio, cioè vabbè, io gli ho detto a Kimberly, ma sei sicura di aver fatto lei sì secondo me hai fatto una cacca. Vabbè ragazzi, andiamo al match, dai, perché queste due sono pronte, anche noi accendiamo i motori, ma no, finita la benzina, aspetta. E si parte, ragazzi. Mamma mia, subito di cattiveria Kimberly con un calcetto e diritti, sì, il calcetto un paio di cavoli, vabbè il calcetto, dai. Vediamo Kimberly. Dal punto di vista tattico Kimberly mi sa per ora
messa molto meglio, eh. Diamo sì, Pronati con la prepoviolenza, si libera. Pronati all'entusiasmo, la... dai. Sì, l'aspettasci su questa softbook. Sì, headlock molto ben portata, però. Vediamo se la solleva e... Buono, mio, cosa... Oddio. Che caduta incredibile. Quasi sì. Una wet noise qui di Thompson, sì, eh. Sì, po- leggermente modificata, ma è bravissima. Vediamo, ancora, Oh, braccio teso! Yes! A segno. E d'altronde Nati comunque, sai, ha potuto studiare le mosse di Kimberly ultimamente, no? Vero. Andiamo su. No, mamma mia, bello questo suplex, quasi brainbuster, quasi, sì, ma sono mosse che non ha potuto utilizzare chiaramente contro Fefe, visto che Fefe è tre volte Kimberly. Sì, diciamo la verità, anche quello. Kimberly va fuori. Kimberly non si aspettava questo inizio, di Nati. Ma è schifo, però Nati la va a prendere. Jordan Slam. Mamma mia. E Kimberly però, ricordiamo, potrebbe anche avvantaggiarsi del fatto di conteggio fuori, Sì. Una squalifica, insomma. Quindi anche vero. Che gli frega lei, la campionessa. Sì, fatto. Qui giusto. Mamma mia. Alla fine quello che ne ha da perdere è sempre il primo sfidante alla fine del conto. Sì. Diamoci chiaro. Pugnaccio, no, brava Nati che para il tutto, la riperte nel ring e la segue. Mamma mia, la prende in consegna, però Kimberly dice di no, mamma mia. Finalmente una iniziata. Reazione della campionessa, e fino adesso è abbastanza svanita nel nulla. Sì, come l'acqua frizzante. Sì, come veniva al sole. Supple. Vabbè, si è sciolta. Invece adesso sta si sta un po' riprendendo Kimberly, forse è dovuta anche un po' di stanchezza di Nati, visto un grande inizio. E infatti, Big Boot. Beh, sicuramente avrà... Non è che fosse stata una tattica quella di Kimberly, vediamo un attimo di cosa è capace questa nuova Nati, questa ritornata Nati. Che ora la ghigliottina qui, mamma mia. Sì, il problema è che Kimberly... Cioè, qui schienamento... Uno. Il problema è che Kimberly comunque sia questa mossa finale da Jasper, che da un momento all'altro ti può trafiggere. Ragazzi, la Spear, parliamoci chiaro, una delle mosse più... un po' come la VKO alla fine. Sì, è vero. Vediamo, la solleva e la... No! Cade in piedi la campionessa femminile. E le diva, sono femminile, la tira. Stavo già cercando i titoli, però vabbè. Vediamo, che fa qui. Bulldog! Ah, se potremmo dire quasi un sorto di super bulldog. No, che fa qui? No, che bastarda. Sgancia il cuscinetto. Mamma mia, ma Kimberly è andata là a sincerarsi delle condizioni. Il cuscinetto si è sganciato da solo. Serie di pugni! Mamma mia. Respinge l'assalto viola. L'assalto viola. Perché? Vabbè, l'assalto viola sotto forma di Kimberly, insomma, che. Ah. È viola. Di nome di fa... No, di nome no, però di fatto lo è, visto che c'ha capelli viola e è appartenente a Genesis. Ma che sta dicendo? Oh, braccio di solo qui di Kimberly che... Oh, prepara la Spear! Prepara la Spear o Jasper, se preferite! E va a se... No! No! Troppo telefonato, secondo me. Sì. E uno! Solo uno. Troppo presto, brava Nati, che secondo me sta ancora mantenendo le distanze, un po', nel senso non ha... Beh, ragazzi, l'abbiamo vista... Oh, braccio teso! L'abbiamo vista più di una volta la Spear, tipo messa a segno da gente come Storm, comunque da gente come David, Axel... Barton, è una manovra che va fatta... Beh, sì. Ce ne sono anche altri, però non mi sono... Beh, John Jason, dai, parlando di Kimberly. Anche... Poi, Texas Lord! Tanto, bella qui. Però Kimberly, grazie alle corde si è data la spinta e dropkick. Sì. È una manovra che secondo me devi usare al momento propizio. Cioè, non la devi telefonare. Perché, tanto qui, brainbuster. Beh, ragazzi, il match comunque tecnicamente è eccelso, eh. Noi stiamo un po' discutendo un po' di altro, però. Il match tecnicamente. Sì, cioè, sì, oddio, mamma mia, che spallata qui, allucinante. Forse è quasi una Jasper. Te lo dico io. Dude basta! Dude basta! In direzione di lancio e sgancia la bomba! Sì. Mamma mia, vediamo calcione qui però. Nati dice di no, Bella. Vieni qua che ti prendo. Ancora Texas Cloverleaf! Sta colpendo sempre lì. Eccola lui. Gli ha messo letteralmente il culo in testa. Sì, è vero. La verità. Ciao, la verità dei conti. Anche perché, Kimberly non è che sia poi altissima, eh. Alla fine dei conti. Sì, in effetti. Poi Kimberly la rialza. Siamo. La solleva, la fa correre, però Nati, bravissima. Dove va Nati? È un po' stanca anche lei. Infatti, guarda, qua si vede un po'.
di confusione secondo me, infatti. Però va segno con la una apron DDT, mamma mia. E questa ha fatto male, Beh, direi. Vediamo calcione e powerbomb. No, Kimberly. Brava Kimberly. Però però non si può schienare all'esterno Kim. Vabbè. Oh, diciamo che c'hanno anche la loro età, quindi vabbè, esagerare che c'hanno Alzheimer. Oddio, come me. Tra poco abbiamo un bastone, vabbè dai. Banda le ciance. Kimberly è pronto. Ciao, sta conoscendo. Grande Kimberly qui. Va segno. Ed ora c'è la Jay Spear. E c'è la Jay Spear. Che va segno. Troppo via. Sì, l'ha preso. L'ha preso. Presa, non ci credo. La va schienare. La va schienare. Uno, due, e tre. No. Però che rischio qui, Nati veramente. È stata fortunata perché Kimberly non aveva le forze di schienarla subito. Sì. Quindi quei 2-3 secondi sono stati fondamentali. Però ora prende un grande vantaggio con il comeback. Qui mi sa che si mette male per Nati. Vediamo se reagisce. La fa correre. Che botta! C'è un Wizard fai anche Kimberly! C'è lo schieramento velocissimo! Uno! No. Niente. Sì, però arbitro, c'era un roll break netto e Kimberly stava toccando col piedino la corda, direi. Nati però è sofferente, perché forse Kimberly anzi tolgo il forse, Kimberly è più preparata, dai, si vede la ruggine da inattività, cosa che avevamo segnalato anche a Genesis, sì. No, attenta Nati, attenta Nati, attenta. Mio Dio, si è scocciato, la va a schierare Kimberly. Uno, due, tre, no. Però qui Nati si è messa nella M. Ci riprova qui Kimberly. Uno, due. No, ovviamente no. Però sì, in effetti secondo me dovrebbe diventare la Gorgeous Driver più che la Gorgeous Landing. O la Netliner anche. Invece Kimberly prova la Gorgeous Driver che non va a segno. Gomitette. C'è ancora il Gorgeous Driver. Va a segno. Va a segno. Dai. Uno, due, e tre. No. Nati va a protestare, ma era solo contro i due. No, Nati, no, attenta. Rischia. Qui si sta prendendo. No, la invita anche a rialzarsi. Qui sta prendendo rischi inutili. Sì. Power slam. Che scambi, ragazzi. E qua. Si è preso un rischio inutile. Infatti, ci deve schienare. Uno, due. No, si salva. Però una Kimberly adesso, che secondo me, Manco ci credeva nel vedere Nati a terra. Cavolo, è successo. È vero. No. C'è lo schiavetto, non lo detti. Vediamo. Uno, due. No. Accidenti, per un ciuffo d'erba. La corazzata Nati però sta imbaccando acqua, attualmente. Deve cercare di metterci una pezza, sennò il buco potrebbe diventare veramente una voragine. Brava qui a buttarla fuori all'esterno. Sì, però siamo all'esterno e qui va a favore, di Kimberly. Zona di Kimberly, infatti la prende e la... Cosa sta facendo? Bobami! Sul collo. Credo che sia finito. Mamma mia, che botta. Può essere. Vediamo però, Nati reagisce con un pugnazzo. Ginocchiata! Mamma mia. Ginocchiata incredibile. Vediamo la porta. No, Kimberly è ad avere la meglio. Mamma mia. Vediamo il pugnazzo qua di Kimberly. La prende per la collottola. Cosa fare? No, Nati qui si libera. Ha sbagliato qui Kimberly, secondo me, ad aspettare tanto. Vediamo se la prende. Jasper! Non ci credo. Uno, due, e tre. Da nulla. L'avevi detto te, no? Questa è la mossa di far da nulla. Sì. Quando meno te l'aspetti. Sì, quando il match, paradossalmente, quando il match si è proprio calmato nelle ultime fasi, diciamo così, Kimberly ha fatto quasi apposta a calmare il match. Anche perché, ragazzi, cioè, è una spallata nel diaframma, cioè se ti arriva forte a quel punto lì del match, ti spezza il fiato. Sì. Cioè, non dico che sei finito, però ci manca poco, con il corpo, con tutto il corpo. Non è proprio soltanto una spallata, ma proprio un placcaggio, diciamo. E Kimberly, grazie alla sua furbizia, anche al fatto che comunque combatte molto di più di Nati,
sì, vince sicuro il match. Eh sì, però secondo me fra le due non so se sia finita qui. Non credo che Nati lascerà correre, però vedremo, dai. Sono curioso di vedere anche che dirà David Johnson a tal riguardo, eh. Fatto sta che per ora i campioni sono rimasti tali, quelli. Sì. Quindi, anzi, le campionesse in questo caso, potremmo dire. Quindi, tanta roba. Eh sì. Noi invece, vabbè, ragazzi, ci fermiamo un attimo perché tra poco avremo a che fare con il match per il titolo global tra il campione Drew Storm e il primo sfidante, il marcione per eccellenza, secondo Davide, ovvero Aatrox Rey. Bravo. Quindi, mi raccomando, ragazzi, restate con noi, non andate via. Eh sì. Ci siamo, amici, siamo pronti per il match che vedrà il titolo Global on the Line. Eh sì, mamma mia. Drew Storm contro Aatrox, il marcione Rayford. Mamma mia. Sì, sei pronto al mondo marcio, a spruzzare il profumo, perché appena entrerà Rayford si inizierà a sentire un olezzo a livelli incredibili di marciumità e schifezza, incredibile. Aspetta, come no? Veramente tu ti stai dimenticando che magari è Storm che a provocare questo odore, non no, Rayford. No, mamma mia, senti che odore, maronna, yes, 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 mamma yes, mia, mamma yes, mia, yes, mamma mia, che schifo, yes. Spruzzate, yes, spruzzate un po' di deodorante, yes, sentite che odore, yes, di marcio. Yes, yes. Seppure pittato la pace, cos'è? Con scorie. Beh, come una volta, sì. Lui andava così prima, ti ricordi? L'epoca della WF. Grandi match contro Paul Jason. Paul Jason, grande. Uno dei più bicchioni della storia. Non è vero per niente. Spettacolarmente. Vabbè, ma tu sei di vecchia data. Vai, cioè, capito, John Jason? Vabbè, John Jason. Però, Paul Jason non è che era male. Ma dove vuole andare Paul Jason? L'hanno licenziato perché per altri motivi, no? C'era anche Andrew Seamark, per esempio, a me piaceva tantissimo. Peccato l'hanno licenziato. Io lo rivoglio, che faccio una petizione e la firmiamo. Cosa sacrosanta e giusta anche lì. Chris Anthony l'hanno buttato a calci nel sedere. Chris Anthony è stata l'unica mancanza veramente in Crox, non c'è più, beh, Crox veramente ha trovato altre bocche da sfamare. Sì. Grazie alla sua tecnica, bruttissimo, la sua classe. Vabbè. Ma ora. Vabbè. Ora. Ora torniamo alla dura realtà. Sì. Al lo posso dirti. A un regno del terrore interminabile. Questo. Vabbè, veramente. Mamma mia. Sto campioncino si sta dimostrando terribile. Sì, diciamo. Ma Ferri che fine ha fatto? Stava tre settimane in ospedale dopo Fastlane. C'è una cosa assurda. Appunto. Perché appunto sta cosa mi preoccupa anche per Rayford. Perché secondo me Storm, se gli girano i due, potrebbe anche. Però, sì, attenzione a Reiner, attenzione a Mr. Money in the Bank. Vero. Reiner che potrebbe veramente pensare di incassare questa sera. Però ovviamente io starei attento alle, diciamo, cause, ecco, per modo di dire, al stato di forma, perché se vedi che Storm o Rayford sono comunque ancora in forze per reagire, no, in effetti non lo so, Reiner non può sprecare questa occasione, anche perché se hai ancora di fronte Storm, devi giocartela bene, quello è il problema. Cioè, non tanto per sottovalutare Rayford, però Storm è una bella minaccia, per la costanza di Storm più che altro.
perché Storm comunque è costante, non è che dice vabbè, vince un match e poi ne perde tre settimanalmente. Sì. No, ragazzi, vince anche settimanalmente, Che poi si presenta sempre, sì, a differenza di alcuni campioni fasulli tipo... che credono di essere fortissimi. Ma tipo, sai, alcuni di altre federazioni che fanno fenomeni. Ma pensavo dicevi Andy Turner. Ma no, ma che Andy Turner? Vabbè, Andy Turner, vabbè, no, vai, Andy Turner è una volta partita... anche lui, Non è vabbè, che tanto... sì, vabbè, ma ho quello capito, ma ci può colpa stare. Del sistema. Ho capito, però comunque Turner è sempre presente, almeno in segmenti, cioè si fa vedere, si sente la sua presenza. Sì. Non come in alcune federazioni dove il campione è... è vagabondo, boh, è nomade. Boh, non si capisce. Guarda, yes, yes, yes. Vabbè, così... sì. Così sembra un terrorista della Lazio, vabbè, però è Guido De Angelis, però che dice yes, secondo sempre, me, no? Dopo il gol. Secondo me, fra un po' Storm dice, guarda che parte il match, faccio dire io yes. Ti spezzo le dita. Di no, più che yes. Ti spezzo falange per falange. Mamma mia. Comunque, che signori... uomo. Beh, uomo, oddio. Beh, certo, beh, è uomo, è un uomo, poi... se è un bisonte, quello che vuoi, però è un uomo. Mamma mia. Mamma mia. Molti, tra l'altro, sul web lo chiamano Freak Storm, eh? Non so se hai fatto caso. Perché, lo sai qual è il punto? Che lui non è alto, cioè tu dici, vabbè, è alto. È grosso sì, ovviamente, è un pacco enorme del, non lo so, un carro armato, sì. Però non è alto. Di solito tu li vedi alti, no, questi qua? Sì, di solito sì. Però c'ha una forza che veramente... subito Rayford! Sbaglia! Bomba giù! Oh, bravo Rayford! Ci ha fatto! Assorbe bomba giù! Rayford! Oh, Aracarana! Grande! Beh, stavolta è stato bravo Rayford, Sì, sì. Andiamo, No! No, Storm! No! Tu non sei degno! C'hai visto gli addetti? Salto della corda! Mamma, oh mio dio, aia. Ecco, mo lo fa saltare a modo suo con sotto forma di peli dubelli. In effetti, diamo uppercut qui di Rayford che, bravo, tra l'altro Rayford che vende abbastanza centimetri rispetto al campione. Bravo così, colpi duri, bravo Marcione, così, non puoi fare altro, No, no, peraltro è una mossa di Storm questa, ragazzi, quindi prova una gomitata Storm, ecco. Mamma mia, no, gli ha serrato passi. Il braccio, cioè... gli ha serrato il braccio, lo sai che mi sembra quasi il match tra Deathish e Rossa sotto certi punti di vista. Ancora no, ancora, oh mio dio, mamma mia, così si fa, no, 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 vabbè, no, no. Non ho finito! Ancora! No, vabbè! No, fermate quest'uomo! Fermate quest'uomo! Oh mio dio! Ancora! No, lo schiena stava uno! Uno! Niente! Sì, non capito, però, raga, ma così il match non può andare avanti! Oh, infatti! Povero Rayford! Cioè lo ha girato come un sacchetto dell'immondizia, veramente! Cioè io ci scherzo! No! Oh mio dio! Cosa ha fatto? Un becco di drop stranissimo! No, la lettera no, oh, no, 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 aia. No, vabbè, e keep up di Storm che è anche agile, cioè arbitro ferma il match, per carità di dio, cioè, no, veramente Storm pugno chiuso qui di Rayford, vediamo lo prendi in consegna, devi essere veloce, porta alle corde, vediamo cosa fa qui. Oh, bravo, un bel pestone sul petto. Anche secondo me colpire il petto Storm, non lo so, Oh, e poi ecco, molto meglio. Sì. Andiamo, yes. Oh, sì. Yes. Sì, sì, sì. Yes. Sì, sì, sì. Yes. Mamma mia. Yes. Però secondo me si sta facendo più male, ragazzi. Oh. A colpire il petto. Sì, in effetti al petto non è proprio la migliore delle cose, delle andiamo, soluzioni. Lo fa correre qui. Lo fa correre. Oh, cosa fa qui? Oh, attento Rayford. Torpedo non rischiare. Vediamo. Non rischiare. Non rischiare. Non rischiare. E invece passeggio. Pensavo che Storm lo stesse evitando. Mamma mia. Se lo prendeva lì lo distruggeva. Si pensa con una spiera. Boom. Contro il palo. Porca vabbè, miseria. C'è lo schieramento qui. Rip. Sì. Siamo uno. Due. No. Però contro i due ci è arrivato, Quello sì. Beh, diciamo che si faceva come avevi detto tu, altro che l'ospedale. Oh, gomitata qui! Bravo Rayford! Deve continuare Rayford. Tento a non volare troppo Rayford. No, è tosa. No, è tosa. Oh, bello. Segno! Grande! Bravo Rayford!
Bravo Rayford, continua a martellarlo, continua a martellarlo, così, bravo. Andiamo, oh, bravo! Ancora! Si può solo dire fallo reagire. Bobo mio! No, oddio, no, oddio. Aiuto. No, bravo Rayford. Bravo Rayford, qui! Andiamo, oh, ancora! La sua gomitata. Andiamo, lo va a schienare. Arbitro! Arbitro! Uno! Vabbè. Arbitro, però. Sì, l'ha messo a bocca. Era. Oh, no, fuori il calcio! No, stanno schicco! No, Storm Slam! No. Forse il fatto di avere il baricentro ba. Oh, Drago Shot! Drago Shot! Drago Shot l'ha preso! Uno! Due! E tre! No! Per un ciuffo d'erba! Clamoroso! Rayford deve continuare a martellare. Sta riuscendo nell'impegno. No, vabbè, no, qua, rischiosissima. Se lo prende, però Paolo, potrebbe essere finita, la, eh! La testata vola. Aia! Si è ammazzato Rayford. Sì. Oh, e Storm dice a voi Marco. Qui gli ha fatto. Qui gli ha fatto la non so. Gli ha fatto l'ernia proprio. Sì. Cioè, gliel'ha curata, sì. Mamma mia, oddio. Storm adesso è il match in pugno. Oh mio dio! Mamma mia, povero Rayford. Ci ha provato Rayford. Storm Slam. No, invece no, Rayford reagisce. Bravo Rayford, bravo Rayford! Oh, no, colpo di. Sì, colpo di gomito, vabbè. Gomitata. Si era gomitata. Oh! Andiamo se lo fa cedere! Vediamo se lo fa cedere! E ma Storm sta sollevando Rayford! Guardalo! Ma vabbè. Cioè, ma guardalo! C'è Storm è un vitello, cioè veramente. No! È costretto a lasciarlo! No, è costretto a lasciarlo perché Storm stava quasi evitando il colpo, cioè liberandosi dal colpo. Oh, braccio teso! Grande Rayford! Oh, è il momento! La palla spacca! È il momento! Oh mio è dio! È il momento! È il momento! Oh mio dio! Oh mio dio! Oh mio dio! L'ha preso! L'ha preso! Non ci credo, l'ha preso! Dai! Arbitro! Uno, due! No! Cioè, conto di 2.0! No, 2.1, 2.2, 2.3! Cioè, 2.0 e Storm! Oh mio dio! Lo ghigliottina! Dice, basta! Mi hai rotto le palle! No, mi hai rotto! No, mio dio! Eva! Incredibile! Doppio Ultimate Suplex! Uno! No. L'ha lasciato lui! Cioè, Storm ha fatto una mossa e lo ha distrutto. Mamma mia, Sì, vabbè, arbitro. Non so, sincerati delle. Mamma, cioè, Rayford è una perca. Ancora! Sì, vabbè, qui no, squalifica, però, eh. Arbitro! No, questo è capo tecnico più che squalifica, dai. Alla fine non è che Storm stia facendo niente di irregolarissimo. Andiamo, Rayford. Reagisce! No. Oh, l'ha colpito! Comitata! Sì, questa mossa sembra sempre una Dragon Shot, invece. Invece no. No. No, vabbè, non ci credo. Con tutto il sangue! Ma no. Secondo me. Cazzare stavolta, aiuto. Sì. Non mai far sanguinare una bestia. No! Lo sta castrando vivo! Che male! Aiuto! No! Oh mio dio, mamma! Vabbè, finita! Credo che Rayford sia quasi. Addirittura quasi. Nell'altro Storm mondo. Storm Slam. Sì, penso proprio di no, sì. No! Lì ancora no! Guarda. Lì ancora, ancora no! 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 Oh mio dio! Le palle in gola! Uno, due, tre, mamma! Cioè, gli ha letteralmente rotto le palle! Sì, ma non è quel senso che lo può pensare. Letteralmente, proprio capito. Cioè, raga, sì, però. Cioè, Rayford ha fatto il possibile. Cioè, Rayford ha fatto anche il problema, bel match, Il problema di Storm è che quando ingrana. Se andava a segno, cioè, la prima volta la Storm Slam non c'era già finito. Guarda qua, lui non è mai riuscito a dar pressione perché Storm rialzava sempre il corpo. Essendo piccolo, riesce più facilmente a fare tutto questo. Ha un controllo del corpo quest'uomo che è una cosa incredibile. Questa Dragon Shot avrebbe ucciso chiunque, invece non Storm. Sì. Incredibile. Vabbè, il regno del terrore continua. E a sto punto
secondo me arriva fino a WrestleMania e può che a questo punto mi sembra chiaro, dai, che possa arrivare veramente fino a WrestleMania. Mamma questo mia. Grandissimo campione, perché che bastardo, però anche un campione, dai. Vabbè, non gli si può negare i successi alla fine. No, assolutamente, assolutamente. Noi ragazzi ci fermiamo qui per questa seconda parte, torniamo tra pochissimo per l'ultima e terza parte della Royal Rumble, quindi mi raccomando, restare con noi.